Il prossimo 4 dicembre si svolge il referendum costituzionale. Cosa si vota il 4 dicembre? Bella domanda. Non ne ho la più pallida idea, scusate. Per me l'8 dicembre è una festività, il 4 non lo so. Il 4 c'è? C'è il referendum? Che la gente normale non sa neanche quello che c'è scritto. C'è il referendum, giusto? È vero, sì. Cosa si vota il 4 dicembre? No. Vota sì. Ma cosa c'è il 4 dicembre? Sono tutte ladre. Non si sa neanche se si va a votare. Perché la televisione l'ha detto. Referendum! Io voto sì. 4 dicembre? Sì e no. Hai fatto di nome. So già quello che devo fare. Cosa si vota? No. Ok, a cosa però? Al referendum. Per accorpare province e abrogare, penso, il tentativo di riforma costituzionale voluto dal governo. Io vorrei sapere, a chiedere qua cosa vuol dire CNEL. CNEL. Vorrei chiedere CNEL. Cosa vuol dire CNEL. Cos'è CNEL? Non a me, io sono CNEL. C'è il referendum appunto sulla legge costituzionale. Cosa cambierà con la riforma? Niente, fregheranno come hanno sempre fregato. Io sono più sul no perché secondo me è un po' anticostituzionale. C'è la riforma costituzionale per il Senato. Allora, Senato e Camera, che cosa cambia tra i senatori, i deputati? Cioè, intanto ci vuole una Camera solo, quel cambiamento lì del Senato è una cassata inumana. Cosa cambierà quella riforma? Abbiamo questo diritto, dobbiamo usufruirne, quindi consiglio anche agli altri di andare a votare, di informarsi soprattutto, anche se io ora non sono ancora informato, però mi informerò meglio.